permetto di presentare una piccola, direi miniatura ermeneutica dell'immagine. Noi non vediamo la realtà, vediamo la realtà mediata dalle immagini, e ogni realtà mediata dalle immagini presuppone, come nell'antro platonico, che vi sia un sofista o comunque un gestore delle immagini che sceglie quali immagini mostrare e quali non esibire. In sostanza, il nostro rapporto con la realtà al tempo della società dello spettacolo e delle grandi narrazioni, del tempo della fine delle grandi narrazioni, è un rapporto sempre mediato dalle immagini, le quali immagini talvolta distorcono la realtà, talvolta la rappresentano fedelmente, sempre e comunque sono legate al punto di vista di chi sceglie quali immagini mostrare e quali di necessità non mostrare. Questo non significa che le immagini siano in quanto tali mendaci e che si debba produrre una sorta di visione iconoclasta per cui ogni immagine, ogni raffigurazione deve essere liquidata. Al contrario, significa che occorre intrattenere un rapporto critico con le immagini, sempre riconoscendo il fatto che immagini in realtà non coincidono e che molto spesso, anzi, le immagini ci restituiscono una realtà distorta, spesso anche per ragioni politiche, quindi non ideologicamente neutre. Questo non vuol dire, ripeto, scadere nel postmodernismo per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni. Significa semplicemente mettere in discussione il culto dell'immagine, della civiltà dello spettacolo e della mediacrazia fondata sulla figura dell'homo videns, che oltretutto è un puro spettatore disincantato e privo di attività pratica. Occorre prendere congedo da questa mediacrazia dilagante e intrattenere un rapporto critico con le immagini, proprio come nell'antro platonico occorre, ci spiega Platone, diffidare delle immagini che vediamo e soprattutto non credere mai che esse coincidano con la realtà reale.